Sul palcoscenico dello spazio incontri sale il vincitore della prima edizione del contest musicale nazionale targato Festival Biblico e ideato da Radio Vigiova. Ruti Miura, giovane cantautore romano, apre la serata e in qualche modo tiene a battesimo l'edizione del decennale di una canzone in cui credere, premio Friulasia. Sognare ad avere un obiettivo nella vita, allo stesso tempo combattere quello che abbiamo di fronte, ecco, cioè le armi che ci sono rimaste, ecco, secondo me. L'arte in questo senso è una grandissima arma. L'iniziativa, che ha per protagonisti giovani cantanti e cantautori, è patrocinata da Friuladria. Questo si inserisce nella tradizione e nella storia della nostra banca, che è una banca che è nata da concetti mutualistici, quindi di grande attenzione al territorio. Per noi il territorio significa attenzione alla socialità, alla cultura, alla disabilità, a tutto quello che riguarda poi il mondo dei giovani, su cui noi prestiamo grande attenzione. E c'è un'ispirazione in questo festival che è molto affine a quelli che sono i nostri valori, in particolare i valori dell'incontro. Noi come banca, pur facendo un lavoro commerciale, abbiamo come l'istinto di ascoltare per fare bene il nostro lavoro in termini di risposte ai clienti, ma soprattutto la storia di Friuladria è una storia di destinazione di una fetta importante del proprio reddito alla socialità, ai giovani, quello che può far bene per la società nel suo complesso. Ecco, questa è una manifestazione anche di speranza che raccoglie e valorizza le speranze del territorio. Viviamo in un momento di crisi, quali sono i segni di speranza che voi vedete dal vostro osservatorio di questo territorio? Ma su questo territorio i segni di speranza sicuramente sono qualche segnale importante dal punto di vista economico, i mutui per le famiglie che cominciano a crescere, qualche segnale c'è. Però io credo che la cosa più importante da questo punto di vista, ovviamente con il distinguo perché la crisi ha creato grossi problemi economici, però ha avuto anche una funzione, come dire, purificatrice, mi passi il termine, perché ha in qualche maniera riposizionate tante persone sui valori fondamentali, cui l'apertura verso il prossimo e la solidarietà sono degli elementi, delle basi assolutamente fondanti. Al contest possono partecipare artisti, singoli o un gruppo di qualsiasi nazionalità e di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che propongono brani di propria composizione. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio. Per partecipare basta iscriversi gratuitamente sul sito www.unacanzoneincuicredere.it. Dal vivo, così, senza base? Ed ho sognato un'altra vita dove sorridevo, ed ho sognato un altro mondo dove io esistevo, ed ho bruciato i miei ricordi con la nostalgia, e poi ho pregato che sto vento li portasse via, ed ho cercato un altro posto perché non vivevo, vorrei parlarvi e poi abbracciarvi, solo non vi vedo, se guardo il cielo chiedo aiuto e spero Dio ci sia, se guardo in basso grido all'aria, questa è casa mia.